Imaging cardiovascolare, ecocardiografia tridimensionale e applicazioni cardiologiche della risonanza magnetica sono i temi al centro del convegno di ecocardiografia del 2017 che si è tenuto nell'aula magna dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, organizzato con lo scopo di fornire nuove informazioni e aggiornamenti ai cardiologi italiani e stranieri sul ruolo sempre più crescente dell'ecocardiografia nelle decisioni cliniche. Il convegno ha visto la partecipazione, tra gli altri, del direttore sanitario dell'ospedale Monaldi Giuseppe Matarazzo, di Giulio Bonzani, direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'ospedale Monaldi, e del dottor Pio Caso, responsabile della direzione scientifica, che ha precisato. L'ecocardiografia è al centro dei nostri interessi, sia in termini di capacità diagnostiche, ma anche di nuove tecnologie che stanno entrando nell'ecocardiografia. Vogliamo che questa tecnica sia al centro della decisione clinica, sia per lo scompenso, sia per la cardiopatia ischemica, sia per le valvulopatie. Lei ha un ruolo decisionale in questi percorsi. Il convegno, giunto alla 19ª edizione, è stato preceduto da un corso sulle nuove tecnologie ecocardiografiche. In particolare è stato discusso il ruolo dell'ecocardiografia tridimensionale sia nella diagnostica e sia durante procedure di emodinamica interventistica e le nuove conoscenze nella valutazione della fluidodinamica del cuore. Ascoltiamo il professor Miguel Ángel García Fernández dell'Università di Madrid e il professor Giovanni Tonti, ricercatore e cardiologo. La ecocardiografia ha il gran beneficio di che è una tecnica incruenta, vuol dire che non invade al paziente, noi possiamo fare ripetirla, non è come altre tecniche che sono più dolorose o più invasive, no? Questa senza dubbio è una tecnica molto precisa, molto, molto avanzata e permette di ottenere le informazioni molto facili sin problemi per il paziente, per il malato. Benefici enormi per il paziente, benefici enormi anche in termini di costi sociali, perché significa allungare la vita ai pazienti, ridurre le ospedalizzazioni e ridurre i costi legati all'assistenza di pazienti che vanno incontro a forme terminali di insufficienza cardiaca.